Io ve l'ho detto, io non sono pronto. Io non sono pronto, non sono abituato, non sono pronto e non so come affrontarle certe cose. Tutto quello che noi abbiamo sempre voluto, che noi abbiamo sempre chiesto, noi che siamo dalla parte giusta della storia, pare che stia succedendo. Anzi, lo stiamo vedendo con i nostri occhi oggi, tutto rosa, ragazzi, non so se ci rendiamo conto. Fatevi salutare. Hola hermanito, sono GA7 e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calciomercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di tante cose, ma partiamo dal fatto che pare che il Napoli stia diventando un club serio. Noi che cosa abbiamo sempre detto, ragazzi? Che cosa vi ho sempre detto in tutti i video? Da quali presupposti sono sempre partito? I grandi club nascono dietro le scrivanie, nascono con le strutture, nascono con un organigramma serio, nascono con gente di pallone che segue qualsiasi aspetto che riguardi che riguardi il campo, che riguardi ciò che viene fuori dal campo, fino ad arrivare a quanto devono essere lunghi i fili d'erba in mezzo ai campi di Castelvolturno. Sulle strutture pare che lentamente ci stiamo arrivando, ma non mi voglio illudere perché su quello abbiamo avuto tante promesse. Almeno sull'organigramma, ragazzi, siamo partiti, perché già avere uno come Antonio Conte è tanta roba. Avere dall'inizio del calciomercato e anche prima un direttore sportivo come non avevamo l'anno scorso, ragazzi, di questo periodo lo scorso anno ancora non c'era neanche Mauro Meluso, non che sia cambiato qualcosa con l'arrivo di Mauro Meluso. Abbiamo nell'organigramma uno come Le Loriali, abbiamo Giovanni Manna, non so se ho detto direttore sportivo, non mi ricordo se ho detto Giovanni Manna, vabbè. Il Napoli sta lavorando in maniera seria, il Napoli vuole lavorare nella maniera giusta, sembra almeno questo, eppure quello di cui io mi sono sempre lamentato, perché ci tengo, perché penso che sia una cosa importante, le presentazioni dei calciatori, che sono una delle cose che gasa più di qualsiasi altra cosa nel mondo del calcio, forse dopo le vittorie dei trofei, le vittorie all'ultimo minuto, proprio la presentazione dei calci è importante a livello mondiale, a livello mediatico, a livello di marketing. E non dico che siamo arrivati a un livello elevatissimo, però siamo passati da De Laurentiis che fa semplicemente il tweet con una foto scrausa che si firma in un luogo casuale, ha letteralmente la scritta personalizzata dei calciatori dietro ai calciatori che firmano welcome Leonardo, welcome Rafa Marin, cioè indosso la maglia del Napoli nuova, cioè non so se ci rendiamo conto, l'anno scorso, cioè gli anni scorsi vedevamo robe fatte con Photoshop, vedevamo semplicemente la grafichina fatta, non che quest'anno la grafica sia eccezionale, però è carina, però vediamo solo le grafichine, grafichette fatte in cui si vede solo un po' o dal collo in su, o che la maglia dell'altra squadra non si intravede. Invece adesso, ragazzi, adesso addirittura gli abbiamo fatto indossare nella presentazione la maglia nuova, ed è questa già una piccola vittoria. Questa è una piccola vittoria. Piano piano spero che si possa andare avanti sempre meglio. E ovviamente tocca parlare del fatto che il Napoli ha ufficializzato sia Leonardo Spinazzola che Rafa Marin. Due colpi che secondo me sono passati molto in sordina, ma che sono due colpi importanti. In sordina, tranne che magari per i romanisti, perché i romanisti sono consapevoli di quello che potrebbe dare Leonardo Spinazzola, poi sono anche rimasti abbastanza legati al calciatore. Per vari motivi, perché comunque sotto certi versi sono cresciuti insieme, si sono aiutati a vicenda, tanti infortuni Spinazzola l'ha vissuti proprio a Roma, e quindi è legato alla piazza, è legato alla società che l'ha aiutato a riprendersi, a fare eccetera eccetera. È sicuramente una scommessa, ma per quelle 20, 22, 23, 24 partite, 25 pure stagionali, Spinazzola è tanta roba. Io sono sicuro che Antonio Conte abbia un piano perfetto per tirarlo a lucido e per farlo essere più al top possibile della forma. Sì, anche se non dovesse essere il famoso Spinazzola dell'europeo, anche uno Spinazzola che è un po' indietro
rispetto a quel calciatore lì sarebbe tanta roba. È uno che ara la fascia, è uno che ti mette assist, che ti mette anche gol, nel caso, che ti mette corsa, che ti mette grinta, che ti può saltare l'uomo, che questa è una cosa fondamentale, assolutamente non da poco conto. Ovviamente, ragazzi, non stiamo parlando di Hakimi, non stiamo parlando di Theo Hernandez, però stiamo parlando di un calciatore che secondo me ha delle ottime, ottime qualità e di cui il Napoli ha sicuramente bisogno. E poi Rafa Marin che molti stanno sottovalutando, ma è un calciatore che secondo me ha tanto potenziale per crescere. Tra l'altro formula interessantissima, quella ideata da Giovanni Manna, un giocatore rapido, un giocatore con senso di posizione, intelligente tatticamente, che ti può anche rompere la linea, che ha un buon piede, tutte queste cose qua. Rafa Marin le ha e secondo me ha l'uomo perfetto in Antonio Conte per esaltare queste caratteristiche. Stesso discorso che faccio anche per Alessandro Buongiorno. Tra le altre cose, pare che le visite mediche siano slittate a venerdì. Non so se ci sarà anche la firma venerdì, perché il famoso discorso di De Laurentiis, la scaramanzia di Venere, di Marte, si parte, eccetera, 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 eccetera. Quindi per l'annuncio si potrebbe slittare a sabato, però devo dire, oggi ho avuto due annunci, entrambi annunci belli. Per il momento posso ritenermi soddisfatto. E altra notizia è che Di Lorenzo rimane al 100%, nella giornata di oggi, cioè 100% niente, al 100%, però nella giornata di oggi dovrebbe comunicare il suo intento anche sui social. Questo è quanto detto da Alfredo Pedulla, dopo comunque aver passato un mese a dire che la rottura era insanabile, che Di Lorenzo sarebbe andato via al 100%, al 1000 per 1000, e tutto il resto appresso. Invece pare che Di Lorenzo rimarrà a Napoli, come anche da comunicato del Napoli, come anche da comunicato del Napoli su Twitter, in cui si è detto che l'accordo con Di Lorenzo, cioè la posizione tra le parti, è stata chiarita da settimane, che Di Lorenzo rimarrà, che rimarrà il capitano del Napoli. Questa è una cosa che secondo me dovrà un po' chiarire sui social, e sono curioso di vedere cosa dirà e come si porrà. Però sicuramente un'ottima notizia, quindi magari un altro eventuale braccetto / esterno di centrocampo a 5 che si va ad aggiungere al roster del Napoli, di cui sicuramente Antonio Conte non ha voluto fare per niente a meno, perché è stato lui a fare un lavoro secondo me eccezionale dal punto di vista del convincimento del calciatore. E quindi questo per quanto riguarda Di Lorenzo, questo per quanto riguarda la difesa ne abbiamo parlato. Poi c'è l'accordo con Lukaku, bisogna aspettare Osimhen col Paris Saint Germain, che potrebbe tornare prepotentemente alla carica, ed anche di questo abbiamo abbondantemente parlato. E nella giornata di ieri si è parlato anche tanto di Federico Chiesa, è tornato tanto in auge il nome di Federico Chiesa, che potrebbe far slittare la sua decisione anche ad agosto, che non è saggio secondo me per un calciatore come Federico Chiesa. È vero, prendersi del tempo, tutto quello che volete voi, però forse vuole farsi valutare da Thiago Motta, chi lo sa, magari la sua priorità è rimanere alla Juventus e vuole convincere il nuovo tecnico. Non ne ho idea, bisognerà vedere sicuramente col tempo, però pare che lui, secondo molte fonti, voglia il Napoli. Pare che lui abbia messo Napoli come un po' come priorità, e quando dico Napoli intendo principalmente Conte. Pare che Chiesa abbia messo Conte in cima alle sue priorità, vorrebbe lavorare con Conte, e ci sta. È una scelta comprensibilissima, molti giocatori vogliono lavorare con Conte, per quanto possa essere magari attraente, possa avere attrattiva andare a lavorare con uno come Danilino De Rossi, che secondo me diventerà un grande allenatore, che è già un ottimo allenatore, che sta facendo bene, però con Conte è un'altra cosa. Quindi ci sono tante cose, ragazzi, da capire, e niente, questo è quanto. Quindi mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale obbligo Teleclip, Anticonici, 20 e canale, preferiti,
Noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita. Forza Napoli.